È un periodo molto caldo, molto interessante, ma anche molto problematico per il calcio italiano, perché in questo momento si sta pensando, e non poco, alla situazione legata ai diritti TV. E con una tifoseria che rappresenta forse il numero maggiore della tua, del tuo settore, cioè quella juventina in subbuglio per tutto quello che sta capitando extracampo, ecco che viene fuori un bando matrioska, definito così dalla Repubblica, un nuovo modo per salvare il calcio italiano, salvare anche quello che è il settore diritti TV e per arrivare a 1 miliardo di euro ai diritti TV. Scopriamo insieme tutto nel dettaglio, cerchiamo di capire che sta succedendo. C'è una situazione nuova che si sta paventando nell'ambito calcistico e nell'ambito Lega Serie A, quindi analizziamolo oggi qui su FCM New Sport. Io tra l'altro, come sempre, ricordo che tante novità sul mondo del calcio, ma anche sulla Juventus, le trovate qui su FCM New Sport. Se volete essere costantemente aggiornati in maniera del tutto gratuita, vi consiglio di iscrivervi al canale. Siamo 51.000, ma andiamo sempre ad aumentare, quindi mi raccomando, iscrivetevi anche voi, attivate la campanella se siete già iscritti per avere l'aggiornamento sull'arrivo di nuovi contenuti e soprattutto lasciate un like a questo video. Ma soprattutto la cosa più importante è qui sotto in descrizione. Date spazio alle vostre idee, quindi la sezione dedicata ai commenti è quella proprio dedicata a voi. E allora andiamo a quello che è il progetto per i pacchetti della prossima stagione legata ai diritti TV. Ci sono delle novità parecchio interessanti. Il nuovo bando conterrà almeno 5 pacchetti, con la possibilità di potersele dividere, e quindi una divisione totale. In questo momento la divisione totale riguarda Sky e DAZN, che potrebbero entrambe trasmettere quasi tutte le partite in coesclusiva. Ma attenzione, perché si potrebbe realizzare uno scenario quantomeno simile alla Champions League. Cioè, in questo momento l'idea, e seguitemi perché ci sono degli sviluppi interessanti che riguardano anche quella che è l'ipotesi, o meglio la causa che arriva direttamente alle famose disdette dei tifosi juventini. Sky e DAZN potrebbero in questo momento trasmettere quasi tutte le partite in coesclusiva. Quindi 9 incontri su 10 sono in coesclusiva tra le due piattaforme. Quindi di fatto l'utente potrà decidere se abbonarsi a Sky o a DAZN. In entrambi i casi avrà la possibilità di vedere 9 partite su 10. Quindi con un unico abbonamento. E attenzione perché la decima partita dove va a finire? L'ipotesi clamorosa è quella di poter vendere la decima partita in esclusiva totale a un'altra emittente. Quindi, un po' come succede quest'anno in Champions League. Cosa succede in Champions League? Che tutte le partite le vendi su Sky, ad esempio, o in coesclusiva su Mediaset, ma la migliore partita del mercoledì delle italiane la vedi su Amazon Prime. Amazon Prime, se non hai Amazon Prime, non puoi vedere la partita del mercoledì dell'italiana di turno. E quindi questo cosa vuol dire? Che si viene, tra virgolette, costretti a vedere Sky, ad avere Sky e Amazon per vedere tutta la Champions League. Questa è una soluzione che potrebbe essere trasportata direttamente alla Lega Serie A. Quindi cosa vuol dire? Che la Lega Serie A avrebbe, tra virgolette, i soldi di Sky, perché Sky avrebbe finalmente, tornerebbe ad avere 9 partite su 10, non tutte, ma almeno torna ad averne 9, attualmente vi ricordo ne ha 3. DAZN, per chi vuole una soluzione un po' più rapida, un po' più free, magari anche un po' più tecnologica, visto che con DAZN è possibile vedere le partite di streaming da varie piattaforme e quant'altro, quindi magari chi vuole una soluzione più easy o vuole mantenere quella attuale, mantiene DAZN. E attenzione però perché ci sarebbe la decima partita che ti lega sempre a un'altra piattaforma. Tra l'altro sulla nuova piattaforma ci sono varie ipotesi. In questo momento di fatto, cosa ci viene detto? Che la Lega sta scegliendo la terza piattaforma a cui vendere la decima partita. Per esempio, facciamo un esempio, la scorsa situazione, la scorsa giornata di Serie A, la partita di punta poteva essere Juve-Napoli. Ecco, potrebbero vendere addirittura la decima partita come la partita di punta, forse quella della domenica sera. Ed è per questo che a quel punto saresti costretto, tra virgolette, a farti l'abbonamento anche alla nuova piattaforma. E la nuova piattaforma potrebbe essere in questo momento il pacchetto se lo stanno contendendo Amazon e Mediaset. Quindi questo cosa vuol dire? Che la Lega Serie A avrebbe i soldi di Sky,
i soldi di DAZN e i soldi di una tra Amazon e Mediaset, che porterebbe tanti utenti a doversi comunque abbonare anche ad Amazon o anche a Mediaset per vedere la decima partita. Perché se tu guardi tutta la Serie A, hai Sky ad esempio, guardi tutta la Serie A. Ma vuoi non vederti Juve-Napoli la domenica sera, che è la partita più importante? Ovviamente, e quindi devi farti anche l'abbonamento ad Amazon. E questo è un sistema che potrebbe portare intanto a una replica di quello che già succede con Prime Video, con la Champions League, che dal 2021 trasmette una gara della Champions League ed è un'esclusiva assoluta. È una situazione molto simile a quella, diciamo, di quella della Champions League. Occhio, perché l'idea è quella di fare o quella del sabato sera in esclusiva su Amazon o su Mediaset, quindi se vuoi vederti la partita del sabato sera o la domenica sera devi avere quel tipo di pacchetto lì, quindi o quella del sabato o quella della domenica. Occhio, perché si parla anche di Mediaset, anche se francamente non so fino a che punto Mediaset possa essere interessata, oltre alla Champions League, anche alla Serie A. Staremo a vedere. La verità è che il valore di questa decima partita potrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro annui. E per la Lega Serie A è tanto. Perché vuol dire che con una sola partita, quella del sabato sera o quella della domenica sera, loro potrebbero avere 100 milioni di euro annui. E questa è una bella botta per chi sta cercando di ottenere di più. E vi dirò un'altra roba. In questo momento tutto questo è collegato anche alla situazione della Juventus. È inutile girarci intorno. Perché la Juventus in questo momento vive un periodo in cui si sente quasi, o meglio non tanto della Juventus per sé, ma dei tifosi della Juventus. Credono di essere sotto assedio. Perché? Perché secondo loro ci sarebbe una Lega Calcio che sta facendo di tutto per farli crollare. È bene però sottolineare che la tifoseria Juventus rappresenta forse la maggiore fetta di torta della tifoseria italiana. E se manca quella, sono problemi per tutte le altre. Perché poi a fine anno si va a fare un riepilogo. Quante partite si sono viste? Quali sono quelle più viste? È chiaro che, dati Auditel, quelle della Juventus sono quelle sicuramente più viste. Sicuramente. Ed è chiaro che un conto è avere come partita del sabato o la domenica sera Napoli-Monza, un conto è Napoli-Juventus, è inutile girarci intorno. Per cui questo cosa vuol dire? Che secondo me può avere anche un'incidenza tutto quello che sta succedendo extracampo per i diritti TV. Questo sarà un aspetto da analizzare e in maniera molto molto importante. Io voglio sapere che ne pensate voi. Intanto, proprio da utenti, da spettatori puri, cosa vi aspettate, soprattutto se pensate o meno di attivare un'offerta del genere, cioè vedere tutto su Sky e poi andare a farvi l'abbonamento ad Amazon, o tutto su DAZN e Amazon, oppure magari fate parte di quella cerchia di tifoseria che dice no, noi non ci stiamo a tutto questo, io non faccio nessun abbonamento per protesta nei confronti di questo sistema che sta facendo di tutto per poter allontanare la tifoseria, perché in questo momento molti tifosi sentono anche un po', al di là del discorso Juventus, il calcio sta un po' facendo di tutto per far disaffezionare questo contesto, perché anche dall'estero ci guardano con un occhio un po' di disprezzo, tra virgolette, perché tutto quello che capita in questo momento in Italia fa molto ridere, devo essere sincero, e anche all'estero se ne sono accorti. Voi saprete che pensate voi, quindi analizziamo il tutto qui sotto nei commenti.